hanno i carabinieri hanno ritrovato il corpo senza vita di una pensionata in casa tra una montagna di rifiuti e scarse condizioni igieniche. I suoi due figli sono stati denunciati per abbandono di persone incapace. A Rottofreno tentata rapina con pistola ai danni di un commerciante che andava al lavoro. Torna alto il numero dei nuovi contagiati a Piacenza, oggi sono 92, a cui si sommano 4 decessi, ma ad allarmare sono soprattutto i 3 ricoverati in più in terapia intensiva, saliti a 16. Sono arrivate le nuove scorte di vaccino antinfluenzale esaurito nelle scorse settimane. L'azienda sanitaria le ha distribuite ai medici e ai pediatri di famiglia per poter completare la vaccinazione delle categorie fragili. La regione annuncia l'arrivo nelle farmacie di tamponi rapidi destinati a personale scolastico, studenti e loro familiari. Il Consiglio di Stato riabilita la cura anti-Covid con l'idrossiclorochina.